Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo e oggi siamo nel terzo episodio della Retrocraft, signori. Allora, cosa facciamo nel video di oggi? Oggi andremo a costruire la nostra bellissima casetta. Sì, una topaia molto, in maniera molto veloce, molto indolore, ma dovremmo un attimino anche avere un tetto sulla testa. Prima però di andare a costruire la nostra casa, signori, noi abbiamo un grosso problema che si chiama cibo. Allora, come lo risolviamo questo grosso problema cibo? Questa struttura che vedete qui è la base per la mia casa. Sì, la faremo in aria, signori. La faremo in aria. Sto vomitando. Allora, mi sono perso. Cosa fare per il cibo? Prima cosa, intanto queste sono tutte le cose che siamo riusciti a ottenere nello scorso video. E abbiamo 3 diamanti, 3 lingotti di ferro, quindi non possiamo farci altri pezzi di armatura. E basta. Però non è male. Già abbiamo due, abbiamo gli stivali e i gambaletti. Allora, non perdiamo tempo, signori. Prendiamo un pochino di questo grano lo andiamo a trasformare in bone meal. Lo potevo fare il bone meal? Sì, perfetto. Sì, in questo grano, scusate, queste ossa. E andiamo a recuperare un po' di carote. Un po' di carote, signori, perché dobbiamo far avvicinare e riprodurre i maiali, signori. E anche perché diciamo che attualmente le carote sono la nostra unica fonte di cibo, a parte il grano qui al nostro fianco che sta crescendo, ma recuperiamo tutte queste carote. Perfetto, signori. Carote, carote prese tutte. Sì, ripiantiamole. Così, ripiantiamole. Che cazzo è successo? Mi si è bloccato il tasto della retromarcia. Che cazzo è successo? Ok, niente. Voleva fare il moonwalk come Michael Jackson, il nostro personaggio di Minecraft. Ok, abbiamo le carote. Dopodiché, ho già creato le staccionate, signori. Quindi andiamo un attimino a pulire questa zona di qua, che mi sembra abbastanza grande e buona per andare a mettere una botta di maiali che saranno sacrificati al dio Minecraft. E allora, dai, così, pulisci, 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 pulisci. Per ora non dobbiamo fare un qualcosa di troppo ciccioso, quindi faremo una semplice 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Già mi sono finito. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. E poi andiamo a chiudere così. È venuta sparaggia? Sì, è venuta, non è venuta perfetta, non è venuta perfetta, ma non ci interessa. Quello che ci interessa è recuperare i maiali. Allora, abbiamo maiale 1 trovato e maiale 2 sarete coloro che inizieranno la stirpe dei maiali della serie della Retrocraft. Seguitemi, i miei prodi, venite, venite. Ragazzi, la recinta, venite, miei prodi, venite verso un mondo migliore. Entrate qui dentro, perfetto, signori. Perfettissimo. E maiali ce li abbiamo. Ok, riproducetevi. Perfetto, meglio di niente, meglio di niente. Detto questo, signori, il sole sta tramontando, ma a noi frega poco. Procediamo con la costruzione della nostra casa. Allora, sarà fatta un pochino più alta rispetto al terreno. E così quantomeno saremo un pochino più alti. È vero, ho detto che non avremmo fatto grosse costruzioni in questa serie, però, ma chi se ne frega, come si suol dire, bisogna variare le idee. Faremo intanto una scalinata qui che ci porterà sopra, velocemente, veloce, rapido e indolore. Lì mi sono dimenticato un blocco che dovevo andare a mettere. Ok, e anche qui lo andrei a mettere un blocco io. Sì, perfetto. E qua ci andiamo a mettere gli ultimi due gradini. Perfetto, questo sarà il piano della nostra casa. Lì c'è del fogliame che ho distrutto. Quanto sarà grande il piano della nostra casa? Allora, intanto sicuramente dobbiamo fare una zona d'ingresso, perché qui poi ci sarà tutta la recinzione. O meglio, la recinzione potrebbe anche partire da dove? La recinzione potrebbe partire da qua? Sì, mi piace. La recinzione potrebbe anche partire da qua. È che questi blocchi sono sospesi in aria. No, non mi piace. La recinzione che parte così non mi piace. A meno che... sì, mi piace. La recinzione la facciamo partire da qua. Ok. Variazioni delle idee in corso. Ok, quindi questo lo facciamo qui. Qui ci mettiamo il nostro bellissimo paletto. Quindi abbiamo già due e qui ci può essere la porta. In tutto questo andiamo a dormire un attimo perché è calata la notte e se spuntano i mostri sono cavoli per noi. Mi fai dormire? Zio? Zio? Perché non mi fa dormire lo zio? Ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Di quanto sarà grande la nostra casa, signori? Allora,
Allora, la nostra casa sarà grande, noi abbiamo blocchi a sufficienza. Allora, avremo qui che c'è l'entrata, dopodiché dobbiamo allargarci di, secondo i calcoli che ho fatto, di tre blocchi da questa parte, e questa sarà la struttura della casa, 1, 2, 3, e poi altri due per comodità nostre. Per comodità del giocatore, ecco, per comodità del giocatore. Però prima concentriamoci sulla struttura della casa. Allora, abbiamo detto che la casa deve essere 1, 2 e 3. Quindi, no, cazzarola dico, da qua si parte. 1, 2 e 3. Perfetto. Quindi, devono essere 7 blocchi, signori. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok. Questa dovrebbe essere la struttura della nostra casa. Mi sono dimenticato però di andare a cuocere il vetro. Stessa cosa andiamo a fare da questa parte. Stessa cosa andiamo a fare da questa parte. Quindi abbiamo il blocco centrale, poi abbiamo 1, 2 e 3. E poi andiamo a girare. Sono 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6. E 7, dovremmo essere in linea con quello, perfetto. Che bello quando tornano i conti, signori. Quando tornano i conti è una cosa bellissima. Allora, andiamo a recuperare un po' di questi. Ok, 36 mi dovrebbero bastare, perché tanto dobbiamo semplicemente intanto riempire qui il centro della nostra casa. Ok, così, signori, finalmente avremo un tetto dove dormire. Ok, perfetto. Poi al massimo il giro esterno lo potremmo fare con l'altro legno invece di questo legno di qua. Comunque, detto questo, noi saliamo da qua. Qua ci sarà la nostra porta, 1, 2, qua ci sarà la nostra porta, quindi abbiamo due blocchi qui, un blocco qui e un blocco qui. Perfetto. Iniziamo il perimetro della casa, signori, che non sarà enorme. Dovrebbe essere. Metti sto blocco lì, mannaggia a te a chi non te lo dice pure. Secondo un'antica leggenda, dovremmo riuscire a fare. Quando la smetto ogni tanto mi si blocca il tasto del camminare praticamente. Ok. Sì, diciamo che ci siamo. Facciamo così e facciamo così. Qui ci andrà un blocco di vetro, quindi dobbiamo fare così, così, perfetto. Stessa cosa qui, quindi dobbiamo fare così, così e così. Sbagliato, così, così e così, ok. Il pilastro, questo lo possiamo alzare per ora così. Qui abbiamo detto ci andrà il blocco di vetro, ok. Vedo se sto sbagliando, no. Infatti sto sbagliando, ho cambiato il disegno della casa, signori, ma porca. Allora, questo è giusto. Questo è giusto. Questo è giusto, questo è sbagliato. Questo è sbagliato. E vabbè, capita, quando uno fa le cose troppo velocemente capita di sbagliare, perché questo deve essere così, questo deve essere a chiusura, che è quello centrale, perfetto, questo così, così e così. Ok, non è bellissima come casa, decisamente no, non mi piace. E chiudiamo qua dietro. C'è un'unica finestra lì dietro e sì, una cacata, signori, ma lo sappiamo benissimo che le nostre sono semplicemente e sempre delle cacate. Allora, mettiamo a cuocere la sabbia, così abbiamo il vetro che ci serve. 3x8, 24, vediamo se così va bene. E facciamo una porta, la facciamo di legno questo, la porta. Ok, me ne dai tre, va bene. Facciamo una pedana a pressione. No, mi serve una pedana a pressione. Perfetto. Mangiamo una carota, che non è male come idea. Mangiamo un'altra. Il nostro tizio c'ha molta fame. Ok, la porta la piazziamo qui. Ok, la pedana a pressione la piazziamo qui. Ok, dobbiamo fare gli slab per il tetto, che facciamo di acacia, tanto ce l'abbiamo, quindi la possiamo fare, possiamo consumare.
Quanti me ne servono? Non lo so. 3x6, 36, forse so 6, 36, però non ha importanza. Li sfrutteremo in qualche altra maniera. Allora, li piazziamo qua così. Sì, abbiamo un tetto sulla testa, signori, quindi non dormiremo ancora guardando le stelle. Perfetto, là. Ok, piazziamo due torce giusto per dire un poco di luce, una di qua e una di qua. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi servono solo 7 pezzi di vetro. Non mi serve un'infinità di pezzi di vetro, non voglio cuocerli tutti. Quanti ne hai cotti finora? 10, perfetto. Fermo così, fermo così. Andiamo a piazzare i nostri bellissimi 10 pezzi di vetro. Che lasceremo così a cubotto, signori. Non ci interessa andare a essere troppo perfetti e farli quelli belli così a cubotto, brutti, brutti come poche cose al mondo. Poi io direi che possiamo salire il letto. Io direi che dovremmo completare anche qua fuori. Sarebbe cosa buona e giusta. Mi piace però l'idea di fare il giro esterno. Io ne ho più di questi, sì, fammene un altro poco. Fammi un altro po' a posto del vetro che non mi serve più. No, magari questo lo teniamo. Facciamo il giro più interno, lo facciamo sempre di questo di acacia. Non so di preciso quanto sta durando questa cazzola di video. Ah, se la smette di... Ogni tanto gli si blocca, forse c'era... Non mi ricordo, c'era la cosa che se tenevi troppo ammaccato un tasto, praticamente lui ti faceva camminare sempre in quella direzione. Non mi ricordo, però va bene, signori. No, li ho finiti, ma che cazzo la dici? Va bene, posso mettere due di questi tipo così e così? Perfetto, così e così, così abbiamo consumato anche questi e ci siamo arrivati alle palle. Ok, detto questo dobbiamo levare questi tre blocchi di qui che sono sbagliati, 1, 2 e 3, signori, e anche questo che non c'entra assolutamente una cippa di nulla. Ok, andiamo a mettere... Non mi basteranno mai, quindi facciamo così, però prima consumiamo questi e facciamo il giro esterno. Là. Così gli andiamo a dare un tocco di colore a un qualcosa che sennò verrebbe troppo. Riesci a camminare all'indietro? Che problemi hai? Perché non mi cammini all'indietro? Ok, un tocchetto di colore che non guasta mai nella vita. Buono così. Ok, piazziamo tutti questi blocchetti di qua, saliamo sopra il letto e intanto la crafting table e la fornace, che sono le tre cose che fondamentalmente ci servono. La cassa, ora piazzeremo le casse che abbiamo e portiamo anche il resto del materiale pure dentro. Mettiamo le staccionate a giro, signori, e la nostra topaia la possiamo definire pronta. Ok, staccionate ne abbiamo? Ne abbiamo solo 8. Però le staccionate abbiamo detto che le facciamo partire da qua. No, 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 facciamo una cosa, facciamo così e così. E le staccionate le facciamo fare questo giro così. Mi piace, mi piace. Ok, quindi sotto e sopra, staccionata qui, staccionata qui. Perfetto. E andiamo di staccionate come se non ci fosse un domani. Dobbiamo crearle però le staccionate perché sennò non abbiamo che farle. In tutto questo le devo fare di betulla. Però va bene, a questo punto facciamo un altro po' di... Ok, dite, ma perché ti stai tenendo 5 e 5, così facciamo così, e dovremmo averne 15 che non mi bastano mai nella vita, quindi ne facciamo un altro poco, un'altra botta di sticchettini, e ne facciamo altre 5. Scherzavo. Ok, via tutto. Ne abbiamo 27. 27 mi bastano? Spero di sì. Che cazzo era, se no, quante cavolo di staccionate ci vogliono? Ok, ta 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 ta. 9. Dai, 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 che ce la fai. Non mi dici che non ce la fai. Precise, precise, signori, precise, precise. Mettiamo giusto, giusto due torce per illuminare la nostra bellissima casa ora che sta calando la notte.
così abbiamo casa nostra illuminata. Qua poi eventualmente andrò a modificare e dobbiamo semplicemente fare una cosa con questi che mi sono rimasti. Li piazziamo 1, 2 e 3. In qualche maniera sta casa deve tenersi in piedi, non può volare in aria. E 3, perfetto. 1, 2 e 3 e un'altra bellissima colonna 1, 2 e 3. Ok, ultima cosa che voglio fare prima di chiudere il video, intanto piazzare una torcia qua perché non è che è buio di più, recuperate il letto, andiamo a piazzare la nostra nuova casa, signori, e andiamo a dormire. Il letto lo metteremo qui, perfetto, mi fai dormire? Oh, signori, perfetto, obiettivo raggiunto, casa costruita, e ora piano piano me l'andrò a sistemare, da dove cazzo la si esce? Da qua, me l'andrò a sistemare piano piano in modo tale da poter migliorarlo un attimino perché così è veramente brutta. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per una prossima avventura. Bella raga, ciao!